Salve, io sono Thesaurus e vi do il benvenuto in questo nuovo video della rubrica Thesaurus Play, dove parliamo di videogiochi. E il videogioco di cui parleremo è Jurassic World Evolution, e in particolare due importanti e abbastanza entusiasmanti novità che lo riguardano, che ci sono state comunicate con un thread sul forum ufficiale di Frontier, gli sviluppatori del gioco. Ma bando alle ciance, incominciamo subito. La prima, quella su cui posso spendere effettivamente poche parole, è che sono in arrivo dei DLC a pagamento, il cui contenuto però non è stato ben specificato. Effettivamente ci è stato solo detto special, very special content, quindi contenuti molto speciali, spettacolari. Vedremo. Posso solo ipotizzare che si tratti di nuovi dinosauri, oppure anche di rettili marini o pterosauri. Spero non sia qualcosa legato alla costruzione, quindi magari nuovi edifici o decorazioni. So che sono molto volute dalla fanbase che supporta il gioco, però sinceramente vorrei più che altro nuove specie animali, ma questo è un parere personale. La seconda notizia sulla quale effettivamente possiamo parlare un po' di più è l'introduzione di una nuova patch, la 1.15, che oltre ad andare a sistemare qualche bug e problemi tecnici, diciamo, del gioco, introdurrà delle features molto interessanti che, a mio parere, avrebbero dovuto far parte del gioco al lancio, però, vabbè, meglio tardi che mai, no? La prima feature riguarda l'introduzione di un sistema di gruppo, quindi i dinosauri ora interagiranno come branco, come gruppo, e a guidare questo gruppo sarà un capobranco, un group leader, il quale verrà scelto a seconda del livello di prestigio, diciamo, del dinosauro. Quanto più questo dinosauro ha magari ucciso o quante più volte è stato bravo a evadere, per esempio dal suo recinto, tanto più egli sarà carismatico agli occhi del gruppo, e quindi gli individui del branco seguiranno appunto il group leader, il capobranco, e si muoveranno in gruppo seguendo quello che poi il capobranco andrà a fare, per esempio andare a mangiare, andare a bere, inseguire i veicoli e, perché no, anche dormire. Infatti verrà introdotta anche la possibilità per i dinosauri di dormire, cosa che sinceramente è un po' assurda, però, cioè, perché ce la si sarebbe aspettato al lancio questa cosa, però effettivamente Frontier si è resa conto che effettivamente era una cosa che molti volevano, anche per un fattore di maggiore realismo. I dinosauri quindi potranno dormire se effettivamente avranno un livello di comfort abbastanza alto. E passando oltre, verrà introdotta anche la possibilità di avere un ciclo giorno-notte all'interno delle varie isole. Ovviamente nel sandbox questo è già sbloccato, o comunque è già sbloccabile sin dall'inizio tramite le impostazioni del sandbox. Mentre per le altre isole bisognerà raggiungere le 5 stelle su ciascuna isola per poter sbloccare, diciamo, la possibilità di avere un ciclo giorno-notte anche sulle isole in cui si andranno a fare le varie missioni. Un'altra novità sta nell'introduzione di un nuovo tipo di feeder, di, non so, mangiatoia, cosino che nutre gli animali, insomma, che avrà bisogno di essere riempito, quindi ripristinato, meno frequentemente, il che è perfetto se siete persone come me che non hanno poi tanta voglia di stare lì a cliccare per ripristinare di nuovo il feeder ogni 5 secondi, soprattutto se avete un parco molto grande, questo può essere molto utile. Inoltre ci sarà la possibilità di avere dei nuovi contratti, delle nuove tipologie di contratti nel corso delle missioni. Detto questo, come vedete, non c'è molto da dire, però effettivamente volevo parlarvene e volevo portarvelo comunque su questo canale. Hanno cambiato le taglie dei teropodi dall'ultima volta che ne ho parlato, e se volete posso fare un video aggiornamento anche per questo. Francamente non ho pensato di farlo prima perché ormai era passato molto tempo e, non so, mi sembrava un argomento un po' vecchio, un po' stantio. Comunque, se volete il mio parere personale,
Anche così stanno benissimo i teropodi alla fin fine. Quindi, non lo so, se volete che ne parli, però scrivetelo con un commento qua sotto e prenderò in considerazione l'idea di proporre un video simile a quello che già feci, però con le correzioni del caso. Io vi ringrazio per aver seguito tutto fino a qui. Ci si vede?